Questo fenomeno obbliga il pescatore a tenere d'occhio contemporaneamente tutto il branco per controllare le intenzioni di ogni singolo pesce. Ecco la ragione del mio spirito mattiniero. La ridotta luminosità del fondo, all'alba come al tramonto, annulla il contrasto tra la muta subacquea e il substrato sul quale sono appoggiato. Questa seconda scena di caccia inquadra qualche minuto dopo lo stesso cappello sul quale è avvenuta la cattura precedente. Il rumore prodotto dal tiro, il dibattersi del pesce e la mia risalita hanno allontanato il branco che si è sparpagliato sul territorio in piccoli gruppi dal comportamento più accorto. Solo un giovane esemplare è caduto nel tranello del mio aspetto. Ma in cosa consiste la tecnica dell'aspetto? Su quali principi si fonda? I teleostei, pesci caratterizzati da uno scheletro osseo, sono miopi a causa della forma sferica del loro cristallino, lente impiegata dall'occhio per mettere a fuoco i raggi luminosi prima che giungano sulla retina. A causa di questo limite fisiologico, sono costretti ad avvicinarsi a pochi metri di distanza.